Niente, mister, credo sia inevitabile partire dall'articolo che è uscito sulla Gazzetta. Sì, diciamo, ci ha fatto abbastanza sorpresi perché noi sinceramente non sapevamo niente. Eravamo tutti qua giù di questa cosa, ed eravamo anche tutti qui all'allenamento e non ci siamo ancora più nulla. Se ci puoi raccontare che cosa è successo e anche che cosa ne pensi del fatto che sia uscito sulla Gazzetta quello che è successo. Se è successo. Io mi sono messo a ridere stamattina perché ho visto una notizia assolutamente gigantita e fuori da quello che invece era reale dimensione delle cose. Mi sono messo a ridere perché se si parla di Risa, evidentemente le Risa non le hanno viste mai, chi ha scritto di Risa. E poi perché non è stata assolutamente così, insomma, ecco, ho letto una elucubrazione sulla menzogna, però non vogliamo lasciarci prendere queste cose. Sono quei scherzi normali, addirittura un giocatore per troppo impegno richiamato, mi sembra una barzelletta che nemmeno i miei nipotini credono. E la voglio chiudere qui perché non ha bisogno di nessun ulteriore altro commento. Mister, parliamo di campo. Dopo due gare in cui non avete raccolto nulla, è il momento insomma di tirare un po' i frutti di queste tre settimane da quando insomma sei. Ma più che tirare i frutti bisogna tirare a fare una gran partita a livello soprattutto di anche nervoso, di grande intensità, di rabbia, di tutte quelle che sono le caratteristiche di una squadra di calcio che bisogna fare risultato. Quindi non è solo questione tattica, tecnica, conta sicuramente il atteggiamento d'attica, ma conta soprattutto il atteggiamento anche nervoso, mentale, la determinazione di voler per forza comunque ottenere un risultato che ci siamo andati vicini più volte, ma non è mai venuto. Non ci arrendiamo, credo che siamo più che mai vivi, siamo arrabbiati e semmai anche un po' nervosi, come testimonia come possono succedere quelle cose lì. Però perché comunque sentiamo meglio essere nervosi che depressi. Ti chiedo, per evitare una partenza di nuovo come la gara con Chievo, nella quale praticamente avete rovinato la partita e costretto a una gara veramente diversa, hai detto qualcosa in particolare ai ragazzi? Insomma, pensi che sia stato un caso, sia dovuta anche questa grande tensione che c'è? No, al primo tempo non c'era tensione, non è che fosse stata. Saremmo nervosi, magari non commettiamo quegli errori di superficialità. Secondo tempo eravamo nervosi, eravamo incazzati, abbiamo fatto bene. Deve essere quello, deve essere allenato in campo, deve essere tranquillo. Se è tranquillo non è concentrato, non è, come posso dire, non è il capi. Quindi i motivi si fa fatica a spiegarli, cercare. Prima è andata, abbiamo cercato poi di vedere soprattutto gli errori commessi, però il discorso mentale noi dobbiamo essere quelli del secondo tempo, avvelenati in campo, non è un atteggiamento morbido. Ultima cosa per me, ti abbiamo visto rimanere un attimo con Boriello fino all'allenamento, è recuperato e convocabile, come hai visto praticamente non gioca dal 28 di ottobre, praticamente è un mese e un giorno domani, un mese oggi, come l'hai visto? A che percentuale è anche fisicamente con questo mese di... No, ma io mi sono voluto accertare con lui che stesse bene e che sia disponibile per domani, perché alla fine della settimana del secondo finale è quello che dà il campo, lui si sente pronto, si sente diciamo recuperato e io lo convoco e sarà disponibile. Fabio? Da un punto di vista invece dell'avversario arriva un Genoa che forse è una squadra che vista da fuori ti piace, una squadra cattiva, aggressiva sino oltre il 90esimo. Come l'hai preparata da esterno questa partita? Genoa è una delle tante squadre forti che incontreremo, che abbiamo incontrato. Quello che conta, ripeto, io devo guardare in casa nostra e che noi recuperiamo l'atteggiamento nostro, che deve essere quello di assoluta intensità, determinazione, e poi come detto prima di cattiveria, di rabbia, perché ci giochiamo una cosa importante noi. Quindi massimo rispetto per l'avversario, ci mancherebbe altro, ma questo lo abbiamo per sé, per tutti. Non è che però possiamo avere timori reverenziali, perché io non voglio parlare più di tanto dell'avversario, perché a volte si rischia di inculcare il concetto del timore reverenziale, che non dobbiamo assolutamente avere. Ogni squadra ha le sue caratteristiche, ha le sue prerogative. Noi dobbiamo avere quella di combattere contro tutto e tutti per 90 minuti senza guardare che abbiamo di fronte. Da un punto di vista invece della locazione del campo, insomma, Marassi è stato l'esordio del Carpi Serie A. Ci ricordiamo bene, e quindi stavolta deve finire diversamente per forza, perché la
siamo andati all'esordio con molte, diciamo, quello non era il cambio, insomma, ecco, non siamo scesi in campo, soprattutto in primo tempo, quindi non ci vuole più nemmeno pensare. Stavolta ho detto adesso, abbiamo la rabbia che deve fare il risultato, quindi non possiamo stare a guardare chi abbiamo di fronte, è una squadra forte, il pubblico che la spinge, però queste partite qui secondo me caricano anche chi ci gioca contro. Io vorrei un paio, vorrei solo chiedere dal punto di vista delle assenze, si è aggiunto De Lussi in settimana, altri sono direi i soliti di lungo corso, De Lussi cosa ha? C'ha uno stato influenzale, ha la febbre oggi. Okay, quindi... E vabbè, l'importunio pubblico purtroppo più serio del previsto. Bianco? Bianco sì, lo stesso problema muscolare, sta fuori ancora, esatto. Quindi siamo. Non recuperiamo nessuno, quindi siamo là, un po' più corti, però l'importante è che siamo più attenti e più intensi. Poi quello che conta è che chi va in campo lo faccia bene, e non abbiamo gli assenti, siamo anche contati per certi aspetti in alcuni ruoli, però fa niente, va bene lo stesso. Sì, però non deve essere un alibi, dobbiamo essere comunque determinati e basta. Per chiudere la questione Maldinio, per confermare che domani partirà sarà con la squadra e sarà assolutamente farà parte del gruppo, no? Assolutamente sì, lo vedo perché non dovrei. Quindi l'ho detto, secondo me sono state scritte le menzogne, c'è stato qualcosa che non lo voglio negare, però è stato enfatizzato, ingigantito, e poi soprattutto io per quello che mi riguarda mai poi mai avrei riproverato un giocatore che troppo impegna, cioè mi viene a dire, mi sembra una barzelletta questa, però più che una barzelletta è una menzogna, e quindi abbiamo anche detto che non vogliamo replicare e arriviamo qui. Ti chiedo una valutazione generale sul Genoa e in particolare su un giocatore che è Leonardo Pavoletti, che sembra in questo momento sia una delle differenze non solo della squadra ma del campionato. Nel 2015, questo è un dato, tra i giocatori che hanno segnato almeno 10 gol, lui è quello con la media gol più alta. Sconcerti in settimana ha scritto che in questo momento per cattiveria e completezza è il miglior centravanti italiano. Tu sei d'accordo? Assolutamente sì. Adesso se è il miglior italiano, se è il miglior centravanti italiano. Adesso questo non mi sento di affermarlo, dovrei ragionarci un attimo, mi coglie un po' di sorpresa. Di sicuro era un ragazzo che ha fatto una crescita importante, io lo ricordo a Lanciano, quando lo andavo a vedere aveva tutte le caratteristiche del giocatore che a me piace, perché la prima punta che attacca la profondità, forte in destra, cattivo, è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Poi ha trovato un contesto giusto a Genova, non viene caldo, perché lui comunque il livornese si sa saltare di fronte a queste piazze calde, e quindi posso condividere l'opinione che sia uno dei giocatori più forti che c'è in Italia, un motivo in più però per noi per essere come posso dire, onorati e concentrati e attenti per poter far sì che lui non sia pericoloso mai. Ti piace l'idea di una tua squadra come una sorta di elastico che tanto si allunga per far male al Genoa, tanto poi è rapida a ricomporsi in fase di non possesso? Ma la squadra, cioè il segreto del calcio è quello di attaccare, essere sempre corti, attaccare e difendere con più giocatori possibili, quindi è normale che se la squadra riesce a mettere le distanze è pericolosa quando attacca e nello stesso tempo riesce ad essere ben coperta quando si difende. Il calcio non ha segreti. Se non scappa di le distanze riesce ad essere sempre aggressiva e quindi gestisce bene le due fasi, quella attiva e quella passiva. Mister, per fisionomia il Genoa con il suo 3-4-3 attacca con i tre davanti ma anche con i due esterni, magari lascia un po' più di spazio, potrebbe essere insomma questo il tipo di gara con loro che sedono e voi che sfruttate le vostre caratteristiche. Sì, beh, loro vanno anche a 5 davanti, però noi dobbiamo assaggiare i primi che arrivano a 5, perché poi a 5 li viene a dare rigore, sono 50 cani, sono pericolosi, quindi dobbiamo cercare di essere aggressivi in metà campo, laddove sono ancora 3 davanti, quindi possono magari, ecco, il segreto non ce n'è, dobbiamo essere aggressivi in centro campo, pronti a ripartire se prendiamo palla.